nazionale di mobilitazione studentesca, gli studenti in piazza insieme ai sindacati di base, non solo per il diritto allo studio, ma anche contro il nuovo governo Monti, che sta per incassare la fiducia al Senato, e noi stiamo andando proprio lì. Il 17 novembre sta diventando una protesta contro Monti. Sì, perché pensiamo che al di là della ritualità della data sia importante oggi, visto che l'opinione pubblica sembra aspettare Monti come un salvatore, diciamo, sottolineare che questo governo tecnico ci sembra un governo invece molto politico e che sta portando avanti e sta per portare avanti delle scelte che sono appunto scelte politiche. E noi abbiamo un'idea molto diversa di scuola, di università e in generale di come si esce da questa crisi. Pensiamo che non basti appunto dire il governo dei professori e pensare che sia tutto a posto. Per questo vogliamo spiegare al governo Monti che non ha la fiducia degli studenti, delle scuole e dell'università. Quello che noi vorremmo è un governo che appunto facesse pagare la crisi a chi l'ha provocata e a chi ci si è arricchito, e smettesse di farlo pagare a chi già la sta pagando da tempo. Il corteo sfida la zona rossa, arriva a pochi passi da Palazzo Madama, dove Monti sta tenendo il suo discorso per la fiducia, crescita ed equità i punti forti, ma i manifestanti non ci credono, è un governo imposto dall'Unione Europea e gli danno il benvenuto a modo loro, uova e frutta sono solo l'antipasto di una battaglia che non lascerà tregua. We'll see the stars that shine so bright. A stars made.